questo nuovo video. Allora, oggi vi vorrei parlare un po' di maschere che ho comprato un po' nell'ultimo periodo e sto testando, quindi direi di partire subito. Allora, ne ho un pochino qua, ne ho un tipo questo scompartimento qua pieno di maschere e cose. Allora, ancora un po' non ne ho fatte, le sto tenendo per, appunto, per le vacanze, un po' se si va da qualche parte, eccetera. Allora, e un po' invece le ho già provate e ne ho di scorta. Altre invece devo ancora provare, ma vediamo, creme, maschere, viso. Allora, vediamo un po' se riesco a prenderle tutte. Ok. Allora, iniziamo subito. Allora, prima iniziamo con una maschera che io ho usato tanto, sta finendo, che è questa qui, che appunto questa qui è l'argilla rossa. È una maschera esfoliante argilla pura della L'Oreal e questa è quella esfoliante levigante. Allora, è fatta così, ma vedete è quasi finita. Allora, è in granuli, quindi c'è proprio l'argilla in granuli, quindi a livello di texture non è, cioè è morbida, ma appunto granulosa. Ha un profumo particolare che vicino agli occhi, ovviamente non va data nella zona del contorno occhio assolutamente, ma vicino agli occhi, se la diamo anche in questa zona qui, bruciacchia un pochino perché è un odore abbastanza forte. L'ho usata un bel po', questa ovviamente con una spatolina perché se hanno le unghie come le mie non è buon igienico andare a prelevare col ditino. Molto molto buona. Non va fatta sempre, nel senso che una volta alla settimana, anche ogni 2 settimane andrebbe bene. E appunto questa funzione esfoliante e avendo appunto i granuli lascia la pelle liscissima, non è né peel off né niente, quindi si risciacqua con un panno, una spugnetta levatrucco, quello che vi pare, con acqua tiepida. E ovviamente prima serve bene passare l'acqua tiepida sul viso in modo tale che si aprono bene i pori e questa riesca a penetrare. L'ho pagata sugli 8 euro e qualcosa. Ora poi una volta che finisco questa vorrei provare quella gialla che è illuminante. Deve essere una figata solo per il colore. C'è il mio cane che abbaia. Deve essere veramente una figata assurda quella lì, deve essere veramente molto molto bella. E questa direi un voto 7,5-8, perché comunque io amo invece più quelle peel off o quelle in tessuto. Questa la volevo provare, però diciamo che se si ha tempo di farla, di massaggiare, lasciarla agire tra i 5 e i 10 minuti a seconda della pelle, non di più perché bruciacchia un pochino sui lì. Poi fatemi sapere se l'avete provata, se avete provato quella nera o quella verde. Poi mi hanno dato un campioncino di questa qui, la Pep Start di Clinique, che più che una maschera è una crema idratante. Non l'ho ancora provata, la sto tenendo questa qua, la tengo quando siamo in vacanza, che non posso portare niente, barattoloni di roba. Questa qui l'ho sentito parlare molto molto bene ed è preparatoria al trucco, quindi tipo primer, crema idratante. Poi, quando c'era Halloween, non l'ho ancora provata, la verò, aspetto che mi si secchi ben bene il naso. Scusate, è questa maschera qui idratante per il naso con la forma di pipistrello, quindi qua c'è tutto pipistrellino sopra. Questa qua va tenuta dai 20 ai 30 minuti, appunto idratante per la zona del naso e i laterali. Non l'ho ancora provata, era in edizione limitata, pagata tipo 2,20 euro, una cosa del genere, e infatti c'è Trick or Treat My Skin e mi piace, deve essere buona e la proverò poi più avanti, insomma quando ho proprio il naso bello bello spellato, perché io sono genovese, quindi come si dice che genovesi siamo un po' col braccino, si risparmia, nel senso che mi piace tanto le maschere, però quando so che non le posso ritrovare cerco di utilizzarle quando proprio c'è ne bisogno. Poi al mio fidanzato ho rubato queste, che sono i cerotti, quelli per il naso al carbone, classici peel off per il naso, per i punti neri, però ho scritto For Men, sono quelli di Primark, però se ne frega. No, anche questi qua li devo provare, io usavo tantissimo quelli di Essence, scusate se mi metto gli occhiali, ma senza occhiali mi viene mal di testa. Allora, usavo tantissimo quelli di Essence che sono finiti. E quindi ora poi devo provare questo qui e penso che lo farò proprio stasera.
Poi sto provando questi qua di primer, che invece sono da donna, giuro, che sono i patch quelli per gli occhi. Questi qui sono con la vitamina E e serve appunto per ridurre un pochino qua le borse. Io soprattutto adesso inizio a avere i grani di miglio nell'angolo interno, perché avendo appunto un po' di borse tendo ad avere qua un po' di rigonfiamento, quindi questi micro grani di miglio. Questi qua interno ce n'erano 15, per i trattamenti, stanno tra i 20 e i 30 minuti. Sì, 15-20 minuti, scusate. Tra i 15 e i 20 minuti all'interno, vabbè, c'è la bustina richiudibile, quella con la salva freschezza, che in realtà tipo per l'elemento salva freschezza, qua è salva liquido e salva vitamina, quindi per non farli asciugare. Ora ve li apro un pochino, vedete, sono fatti così e ci sono i singoli così da prelevare, da mettere. E ovviamente io non uso, quindi poi vedete che finisce il trattamento, si buttano. Questi qua direi un bel 7, perché comunque sono di Primark, pagati 1,50 euro, non fanno i miracoli divini, però devo dire che per il poco prezzo fanno il loro normalissimo lavoro. Poi un'altra cosa che ho provato, questa me l'ha regalata a Natale, perché sa anche che l'avrei usata, è la maschera per i capelli di Sephora, perché non parliamo sul viso, parliamo anche di capelli. È la maschera per i capelli di Sephora al cocco, questa è quella riparatrice, soprattutto per chi, per me che ho i capelli ricci, ora sono lisci, ma è un inganno, sono i capelli ricci. Qua c'è la maschera e qua c'è la cuffietta per mantenerla in posa tutta la notte. L'unica pecca di questa, per me che ho tanti capelli, perché li vedete pochi che sono lisci, ma quando sono ricci sembro un leoncino, quindi per me è un po' pochina, perché comunque ne ho tanti, li ho folti, però è veramente buona, lascia i capelli morbidi, la mattina si risciacquano senza utilizzare un altro tipo di maschera, per come l'ho provata io. Veramente buone. Poi le cuffiette sono molto carine perché sono tutte disegnate. Ci sono altre quattro varianti: alla rosa, alla mandorla, non mi ricordo, insomma, altre due ai frutti rossi e un'altra che non mi ricordo, o forse l'altra è proprio questa. Comunque, si tiene appunto tutta la notte. Infatti, è scritto qua Sleeping Mask. E niente, poi la mattina si risciacqua con lo shampoo, ci si lava i capelli quando si fa la doccia. E questa qua voto 8 perché è veramente veramente buona, non fa miracoli come un prodotto da parrucchieri che mamma mia, però buona. Poi ho preso questa che la devo ancora provare da Sephora, della Tony Moly, e la Bubble Mask Sheet, che è appunto al peeling, quindi sembra quella appunto per i pori, eccetera. Però questa qui a contatto col viso fa le bollicine. Quindi la reazione con l'ossigeno, eccetera, fa le bollicine. Quindi il fatto che faccia le bollicine mi ha entusiasmato un sacco. E il problema è che io pensavo fosse tutto il viso, e in realtà, come si vede dall'immagine, siccome sono un po' ritardata, è solo su metà viso. Questo si tiene tra i 5 e i 10 minuti, quando fa le bollicine, poi si leva e dovrebbe quindi eliminare tutte le impurità. Da questa parte del viso io qua ho tantissimi punti neri, quelli proprio che c'è, cioè, sono neri ma sono già usciti, su quei peletti bianchi che si vedono qui, orrendi. Solo che levarli con la pinzetta mi si incrociano gli occhi, quindi questa potrebbe essere una valida alternativa. Però siccome l'ho pagata 6,90 euro, anche questa qui la teniamo per risparmio, perché non c'è in tutti i Sephora di Genova. Ora poi mi chiuderà anche quella stessa, quindi rimarranno soltanto due Sephora al centro commerciale e in Genova centro, e non so se non ce l'hanno sempre. E quindi non vi saprei dare un voto al momento. Invece poi ho provato tantissimo questa qui della Oxy, che è la Peel Off Ma Black Mask, la classica Black Mask, questa qui, e dentro, no, non c'è, vabbè, ha la sua spatolina bianca per distendere, una spatolina classica. E allora questa qui ovviamente ogni 48 ore, quindi ogni 2 giorni, se proprio si vuole fare, ma io direi una volta alla settimana, per una questione che è abbastanza invasiva sul viso, perché comunque va a detossinare, quindi a togliere tutti quei punti neri. Si fa sotto, io la faccio su tutto il viso, qui zona T, naso, mi piace che si levi tutti insieme. Bisogna stenderla bene perché se poi rimane in eccesso non si asciuga insieme a tutto il resto della maschera, quindi bisogna stenderla a uno strato medio sottile, non né sottilissimo né in maniera proficua, perché più proficua, maniera, come si può dire, tipo, vabbè, tanta, non bisogna stenderne troppa perché rimane in superficie, quindi non si asciuga. Voto 9, buonissima, la ricomprerò sicuramente. Ce n'è veramente tanta, cioè vabbè, è una cosa che non fai sempre, quindi ne rimane un bel po'. Secondo me questa ce l'ho da 5-6 mesi, credo.
è aperta, sta 6 mesi, quindi la devo finire, accogliete. Quindi stasera mi trovo a fare una bella black mask. Questa veramente per tutti i tipi di pelle, ovvio. Se avete la pelle molto molto sensibile, io la eviterei perché tende a lasciare rossori. Soprattutto se sentite bruciare mentre l'applicate, levatela, perché ora sono sicuro, ok, ma se proprio sentite bruciare la pelle, levatela subito, altrimenti potrebbe creare delle problematiche ovviamente sul viso. Io questa qua, quando la levo, dopo che l'ho tolta, quindi non durante, ma dopo, ho dei rossori tutti qua, soprattutto dove ho ovviamente la peluria tipica che si ha. Ce l'abbiamo tutti, anche noi donne, abbiamo un pochino di peluria, quindi sul viso, e dove ho questa zona qua tende a essere più dura da, diciamo, da assorbire, e soprattutto poi è difficile da, cioè, lasciare tutti i suoi rossori. E quindi comunque sia, per l'azione è veramente molto molto buona. E per ultimo, non per importanza ma solo per acquisto, è lei, che è di Sephora, è la Mask Micro Balls Detox, vabbè, esfoliante ossigenante, all'ossigeno, cioè praticamente è lo stesso processo di quell'altra che vi ho fatto vedere prima, della Tony Moly. Non so leggere il francese, quindi perdonatemi se il Mask Micro Balls, quindi Bubble Mask Detoxifying Oxygenating, quindi leggiamola in inglese, ed è una maschera appunto che allora, a contatto con il viso diventa bollicine, sentite fare proprio così, proprio qua, mentre l'applicate, è alta e verde, e si applica così, quindi a pompetta, quindi è liquida. Tra l'altro qua mi sa che qualcuno ci ha messo le mani perché è sporca, non è stata ben pulita. Questo è il mio ragazzo che ogni volta poi ci mette le mani sopra. E si distribuisce sul viso, si lascia agire per un pochino, e poi nel momento in cui fa le bollicine, quindi vuol dire che è andata a contatto con l'ossigeno, con la pelle, e quindi sta esfoliando, si massaggia in modo tale che si crea tutta la faccia piena di bolle, e poi si sciacqua tranquillamente una volta alla settimana, perché appunto anche questa è invasiva. Tutte queste maschere esfolianti, detossinanti, ossigenanti, eccetera, ovviamente bisogna farle con una certa pacatezza, nel senso che non farle in maniera assidua, perché bah, sono comunque invasive per la pelle, quindi bisogna mantenere un po' certo riguardo. Quindi per questo io l'ho provata solo una volta, quindi per ora vi potrei dire tra un 8 e mezzo, ma poi più avanti vi saprò dire meglio. Per quanto riguarda poi l'ultima crema viso di cui volevo parlare, quindi ovviamente questo video è un po' maschera, un po' crema, un po' tutto ciò che riguarda la skincare, troviamo questa qua, che la sto usando tutti i giorni, ed è la Garnier Skin Active Hydra Bomb, quindi è la 3 in 1, che ha quindi il melograno e antiossidante, quindi sa anche per riempire col melograno le piccole rughette che abbiamo qua. Appunto è detossinante, e è la crema idratante per il viso, la mattina come base viso si va ad asciugare un po'. La sto usando poco perché quando l'ho presa avevo la pelle più secca. Ultimamente sto avendo in questa zona qua la pelle molto più grassa. Infatti sto usando questo qui come base trucco, il pore filler di NYX, perché mi deve riempire i pori. Perché qua è una zona veramente orrenda per me, con i pori dilatati. Però per questa zona, per il naso, per il lato, cioè, ma dove ho più di la pelle un po' più secca, magari tutto qua che è sfoliante, per tutte le pellicine, eccetera, questa qua va bene, quindi questa è un bel 8,5. Ne ho provate tante creme idratanti, tante, tante. La L'Oreal, avevo la Hydra Fresh per i belli giovani. Ora sì, ho 20, quasi 22 anni, però tanto giovane non sono più. Nel senso che più magari per proprio le pelli proprio belli giovani, giovani, giovani. Io truccandomi tanto la tengo anche tanto sotto stress, quindi quella lì non mi faceva più niente. Però ho provato la Clinians, che lì sempre idratanti, rinfrescanti. E ora vogliamo provare questa qua perché l'ho vista in tutte le salse. Quindi anche in maschera, queste qui sono molto buone. Quindi direi che per il momento è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!